Dar una cinque giorni della chiusa i passi sono 6-10 e devono essere fatti anche la notte, quindi nell'arco delle 24 ore, in realtà già dopo il terzo giorno si può evitare la notte il cibo. Quando il pulcino ha gli occhi, cioè dai 5 giorni il pulcino ha gli occhi chiusi, 4-6 volte al giorno il cibo, e si può fare una pausa di 6 ore. Lì per pubblicare c'è scritto dal 4-6, ma no, ovviamente scegliete voi le 6 ore e più vi tornano meglio. Quando il pulcino ha gli occhi aperti in pullo, ha gli occhi aperti, può scendere 3-4 passi al giorno. Quando è fumato, 2-3 volte al giorno. Sostentamento viene fatto tutto che si scrive in frutta, verdura, vegetali, semi, faccioncino. Sostentamento è importante che sia vario. Poi, ogni pasto, voi la mattina pesate il pulcino, prima del primo pasto. Ogni pasto deve corrispondere al 10% del peso del pulcino. Lo pesate un mattino, due, fino all'addestamento. Pesarlo è importante, ci sono cuscini che crescono meno, cuscini che crescono di più, cuscini che crescono piano e poi prendono molto peso nella fase finale, altri lo prendono prima, non è importante. L'importante è la curva di crescita del peso, deve essere costante e non deve avere flessioni. L'unica flessione non certa è al momento dello spezzamento. Comunque deve essere un calo di peso ponderato, non deve calare sotto il 10% del suo peso, perché sennò è un calo non fisiologico che non va bene, che indica che lo svezzamento non avviene nella maniera ottimale. Quindi torniamo sui nostri passi e ritardiamo lo svezzamento. Attenzione allo svezzamento del pulcino, perché è vero che abbiamo sempre paura che mangi poco, però dobbiamo anche avere la paura che mangi troppo, perché il pulcino per istinto lo chiede più di quello che dovrebbe, se è un pulcino sano per alimentarlo, perché è in competizione con i fratelli. Però stiamo attenti alla volontà di libido di fatto, perché un sovraccarico del fegato a questa età ha ripercussioni poi sia allo svezzamento che dopo. Il pullo è la soddisfazione dell'allevatore, che sia un pullo allevato a mano, che sia il pullo allevato dai genitori, è il frutto del vostro lavoro, quindi è la soddisfazione. Però anche il pullo presenta dei problemi. Quando osservare un pullo? Beh, sicuramente gli arti, sia le ali. Gli arti vanno osservati specialmente al momento della nuda, cioè del passaggio da piumino a quando vengono le vere e proprie penne e piume, sia le zampe. Attenzione alla posizione delle dita, perché se voi intervenite precocemente, spesso con un cartoncino dello scotch si previene il 70% delle malformazioni delle dita e delle zampe. Le famose deviazioni laterali delle zampe che si possono proteggere. Per quanto riguarda le deviazioni laterali delle zampe, se ne viene accorgente per tempo, se il pullo è arrivato a mano, mettetelo in una tazza, in modo che le zampe siano raccolte, e il substrato non deve essere mai liscio. C'è chi si trova bene con lo Sotex, c'è chi si trova bene con il pelle da stufa e va benissimo, basta che non sia liscio. Osservate la muscolatura ovviamente dovrebbe sviluppare, però il pulcino deve avere la muscolatura flaccida, deve essere, anche se una muscolatura non sviluppata, non deve essere flaccido e deve essere ben conformato. L'addome non deve essere gonfio, perché dicevo delle filose fatti, no? Di problemi batterici, di problemi a causa del gasto interno o di problemi di errata gestione nel primo momento dello svezzamento. La cuffia deve essere rosa, deve essere non fragile, non deve presentare emorragie. Mai una cuffia con un pullo deve presentare emorragie. Possono essere indice di varie patologie, tra cui qualcuna virale abbastanza usata. Il gozzo nel pullo è molto più sviluppato nell'adulto. Nel corso dell'allevamento a mano, allo stesso,
votarsi almeno una volta al giorno vuol dire anche la notte, quindi non vi preoccupate di dare il cibo il giorno qua, che sia completamente svuotato, non importa, l'importante è che la mattina lo troviamo completamente vuoto, se no bisogna correre ai ripari e correre presto, perché magari con un po' di farmaci, con un po' di attenzione, anche solo con la base di soluzione fisiologica, che è da si risolve un problema prima che si gira la sinistra. Bene, e le pesce sono, diciamo, il prodotto dell'alimentazione, devono essere conformate, di colore adeguato, avere la parte liquida e la parte solida, adeguata. L'apertura degli occhi abbiamo un tempo con i variabili in relazione alle specie. I bulli sono tutti, belli, no? Sono tutti la soddisfazione dell'allevamento, sia vostro che della pappagallina. Okay. Per riassumere, per stringere, poi vi lascio in pace, quello che potete fare voi. E potete fare il 90%. Il vostro scopo è chiamare il veterinario il meno possibile, chiamarlo nei momenti giusti e con le indicazioni giuste. L'alimentazione, curate l'alimentazione, affrontate un piano d'alimentazione che sia un'alimentazione base per tutto l'anno, su cui inserire l'alimentazione della riproduzione, che poi viene diminuita in quantità, non in qualità, fino alla muta, dopo la muta si riparte un'alimentazione base. I passaggi devono essere tutti graduali, in modo che il papagallo risenta di percepire da percepirli bene, e in modo da iniziare quindi i tempi di preparazione alla riproduzione, come alla stagione di riposo, come alla muta. Probiotici e integratori, è la vostra arma. Probiotici ce ne sono svariati, ognuno di voi troverà bene un qualcuno, ma usateli, e anche gli integratori. Non abusate degli integratori, però usateli, perché veramente fanno molto, vi evitano i farmaci. Monitoraggio sanitario, un monitoraggio minimo ma costante, quando volete dire 2-3 volte l'anno. Soprattutto ho installato il veterinario in base all'allevamento, alla quantità, al tipo, alla specie, alle vostre mire, un piano di monitoraggio. E quello che potete fare, se veramente vi danno in reazioni, i tempi utili, sono le autopsie. Quando si muore un pappagallo, muore sempre per una ragione, e noi dobbiamo sapere che cosa, per evitare che sia una ragione che mette in difficoltà il nostro allevamento. E le uova non chiuse sono la fonte principale di indicazioni che voi potete ricevere in vostra risoluzione. Le uova non chiuse sono importanti da analizzare, perché nel loro interno raccolgono informazioni ancora non contaminate. Il pullo morto, quando muore, in poco tempo si contamina, quindi i risultati dell'autopsia possono essere sbagliati, però si può fare un esame sulle uova non chiuse e è molto molto negativo. E infine il registro, documentazione scritta, uova, numero di uova, coppia da chi è formata, un registro che conserverete nel tempo, che vi darà molto molto più indicazione di quello che pensate. Io ho finito ringraziando tutti per l'attenzione, ringrazio la mia collega che mi ha aiutato moltissimo per questa presentazione, la famiglia di Cine, e spero di non avervi annoiato, e vi ringrazio ancora dell'invito. Adesso possiamo fare qualche domanda? Una cosa. Allora,